Le video notizie di Distribuzione Moderna. Da questo convegno è emersa la criticità del momento che come paese e come filiera stiamo vivendo. Mi riferisco allo scenario inflattivo e allo scenario di aumento dei costi, in particolare dell'energia. Questo ci trova in questa fase come distributori in prima linea per cercare, da un lato, di attenuare il trasferimento ai prezzi al consumo di quello che è appunto questo scenario, consapevoli che dobbiamo difendere potere d'acquisto e che la marca del distributore ha da sempre un ruolo di difesa del potere d'acquisto e di accessibilità a prodotti di qualità superiore alla media. Nello stesso tempo dobbiamo trovare la forza di continuare a sviluppare, a migliorare i prodotti e di mantenere gli standard qualitativi, sapendo che i consumatori in questi anni hanno riconosciuto ai prodotti a marchio la quota di mercato che hanno riconosciuto perché hanno provato la qualità degli stessi. Noi abbiamo lavorato negli ultimi mesi a due progetti fondamentalmente. Il primo progetto è quello di riorganizzazione e revisione dell'assortimento per effetto dell'ingresso dei nuovi soci nella compagine sociale, che ha portato in dote un'esperienza come quella del marchio Consiglia, che abbiamo affiancato ai nostri marchi del gruppo Selex, Vale, il gigante. Parallelamente abbiamo proseguito i programmi di sviluppo tradizionali, in particolare sulle linee specialistiche, in particolare il premium, e il programma principale degli ultimi anni, che è quello di orientamento alla sostenibilità di tutte le marche del distributore. Stiamo lavorando da anni ormai a un programma di revisione di tutti i packaging, con risultati importanti in termini di sostituzione degli imballaggi con materiali o riciclabili o più sostenibili, e stiamo lavorando sulla filiera migliorando quelle che sono le fonti di approvvigionamento dal punto di vista del rispetto dei lavoratori, del rispetto dell'ambiente, del rispetto del benessere animali, tutti i filoni su cui abbiamo programmi specifici. Noi abbiamo lanciato ormai dal 2016 una piattaforma e-commerce di gruppo che si chiama cosicomodo.it, all'interno della quale in questo momento operano 9 insegne. A questa piattaforma si affiancano alcuni e-commerce indipendenti di alcune imprese del gruppo. Il giro d'affari è cresciuto moltissimo in questi anni, sappiamo che nel 2020-2021, complice anche l'emergenza sanitaria, c'è stato una forte accelerazione. Questo ci ha portato ad aumentare gli investimenti in termini di ampliamento del servizio. Oggi noi abbiamo più di 130 punti di ritiro click and collect e serviamo più di 400 CAP col servizio home delivery. È un percorso, stiamo proseguendo lo sviluppo di questi servizi. Nel 2021 la crescita è stata molto molto importante. In questi primi mesi del 2022 abbiamo visto un rallentamento dovuto in parte a una controcifra molto alta del lockdown dello scorso anno, e direi nelle ultime settimane dovuta anche allo scenario economico generale. Non c'è dubbio che i clienti e i consumatori in questo momento, di fronte alle pressioni che gli aumenti in particolare dei costi energetici e della benzina, ma in prospettiva di molti beni, che appunto di fronte a questi aumenti hanno più prudenza nell'approcciare la spesa, e questa prudenza gli richiede anche un maggior controllo in quello che acquistano. Tipicamente questo rallenta un pochino lo sviluppo dell'e-commerce, che comunque ha un trend che viene da lontano e proseguirà nei prossimi anni, quindi per noi rimane un'area di investimento, assolutamente.